Il Capodanno può essere una serata talmente facile quanto difficile. Ne parliamo meglio in questo video. Ci sono degli elementi comuni sia nella grande festa di piazza che nel piccolo ristorante da poche persone che rendono la serata dell'ultimo dell'anno molto speciale. E oggi parliamo proprio di come fare un ottimo DJ set per questo tipo di occasione. Innanzitutto, le aspettative delle persone sono maggiori. Ci si aspetta fin da subito di divertirsi, si tende a spendere un pochino di più, oppure si va in piazza dove ci si aspetta una gran massa di persone e comunque una bella festa. E allora è importante che la musica svolga il suo compito di rendere questa festa memorabile o comunque di far passare un momento piacevole. Per quanto riguarda noi DJ, sappiamo questo, sappiamo che le persone si aspettano di divertirsi. Da un lato, ma dall'altro sono anche molto più propense rispetto al solito a divertirsi. Si tende a fare anche più tardi rispetto al solito, il che vuol dire per noi dover disporre di un po' più di musica, di una selezione più ampia. Come si può fare a realizzare un bel DJ set per la festa di Capodanno? Può essere il momento per raccogliere tutto quanto di buono è uscito nell'anno appena trascorso. Una sorta di best of, non solo i brani del momento, ma anche quelli che sono usciti a gennaio e inserire all'interno della nostra serata i migliori brani dell'anno, indipendentemente dal genere. Riprendere un po' tutto quello che abbiamo suonato nel corso dell'anno precedente e selezionare ciò che di buono possiamo utilizzare nel corso di una serata. Un po' come si sentiva alla radio il best of delle classifiche dell'anno, o comunque tutti i dischi che erano entrati nei primi posti della classifica. Per chi si ricorda. Punto numero due, bisogna considerare l'età che abbiamo di fronte, sia in un piccolo evento che nella grande piazza. Se ci sono pubblici di età diverse, dovremo cercare di accontentare un po' tutti i gusti e allora anche riprendere a piene mani i brani del passato. Il Capodanno, tendenzialmente una festa, anzi la festa delle feste. E allora ripercorrere tutti quei super classici, i brani più divertenti, se si tratta di un contesto ovviamente generalista. Il classico trenino di Capodanno è immancabile, magari senza farlo durare 7 minuti e mezzo. Invece nei contesti più underground è comunque una situazione di festa e allora cercare di prendere il meglio e anche quelli che sono i super classici del genere specifico. A meno che non sia un festival, non sia una situazione veramente particolare nel quale poter proporre i brani che usciranno nell'anno successivo o comunque una selezione specifica per il momento. In generale, per il Capodanno bisogna essere pronti a tutto, avere un'ampia varietà di generi, anche perché in una situazione dove le persone sono più propense a fare festa, si può anche osare un po' di più. Una volta che li hai conquistati, ci si può divertire con la musica, sempre pescandone nei brani, quelli che hai suonato negli anni passati, o comunque andare a pescare qualcosa di interessante nel tuo vasto repertorio. In generale, prendere le persone fin da subito, farle divertire, per poi essere tu stesso a divertirti. Continua a seguire Essere DJ Oggi anche nel 2018. Iscriviti al canale YouTube, pure un bel like su Facebook e alla prossima. E buon anno soprattutto!